Gianluca, riparte un po' di data 3D. Prima di tutto volevo ringraziare Gennaro per averci invitato a questo evento, per darci la possibilità di fare quello che poi è quello che vogliamo fare, ovvero diffondere la stampa 3D il più possibile, diffondere questa bella cosa, questa bella tecnologia che sta emergendo adesso. Sì, non si sente? No, non si sente. Ok, perfetto. Allora, prima di tutto vorrei iniziare dicendo due parole sull'open source, cioè cos'è l'open source secondo me e in che modo si applica in effetti alla stampa 3D e ai media in generale. L'open source, oltre ad essere una modalità di distribuzione delle idee, della diffusione, eccetera, è una forma di contaminazione. È un termine che mi viene in mente ascoltando una conferenza di linguistica. Perché? Perché la contaminazione non è soltanto un processo unidirezionale, in realtà non è neanche bidirezionale, è un processo interattivo in cui tutte le parti in causa contribuiscono a generare qualcosa di nuovo partendo da strutture fondamentalmente semplici. Chiaramente l'open source si è diffuso partendo dal concetto che con internet un dato file, quindi un'informazione, un contenuto, può essere spostato da un punto all'altro del globo, diciamo, senza spostamenti fisici e quindi senza costi particolari. E questo ha consentito lo sviluppo di diversi programmi, ancora Gennaro ha detto qualcosa, Python ne è un esempio, e la Balance Board è anche un esempio. Ma recentemente, grazie a la sua parte del DIR, grazie anche a tutta un'altra serie di tecnologie, da copie e quant'altro, il processo di open sourcing e il processo in generale di diffusione si è spostato verso il mondo delle cose. Ora, è vero che i programmi sono una cosa fondamentale, che in effetti tutti i procedimenti che noi facciamo, i calcoli e quant'altro, sono di fatto computati in gioco di parole, da computer che ovviamente fanno il grosso dei calcoli. Però noi siamo circondati completamente da cose, ed è da questo che nasce recentemente questa espressione che è Internet of Thinking, ovvero l'internet delle cose che si scambiano, che si spostano. Chiaramente questo è possibile grazie si vede una cosa qua no, pare che tutto quindi sotto ma non è proprio quello. Ah, ok, perfetto. Volevo dire una cosa riguardo una mia personale esperienza, ma abbiamo tutto questo cappello un po' confuso riguardo il discorso della contaminazione eccetera, però volevo raccontare una mia personalissima esperienza di vita, cioè riguardo alla mia generazione, secondo me. Diciamo, da quando noi eravamo piccoli, meno male, ci si parlava, insomma, dell'internet, tra virgolette non esisteva ancora, comunque era appena nato, e insomma, quindi si studiava sui libri di storia, non so, la scoperta dell'America, l'invenzione del treno a vapore, tutte cose incredibili, meravigliose, e contemporaneamente ogni volta che mi introdotto una nuova invenzione ai nostri studi, insomma, ci informavano di una cosa nuova, in qualche modo si dicevano che non c'era niente da inventare, il mondo era appena scoperto, e insomma non c'era più niente di nuovo, c'era magari qualche piccola innovazione nella serie, hanno inventato il treno, hanno inventato l'aereo, sì, una cosa bella, interessante, taccio, detto, però insomma non ti cambia la vita, tra virgolette, non come il treno, non come altre invenzioni di questo tipo. E invece da qualche anno in cui io e Gianluca ci siamo lanciati in questo discorso della stampa 3D, abbiamo riscoperto questa cosa, abbiamo scoperto che in effetti non tutto è stato inventato e che c'è ancora qualcosa di nuovo da scoprire e tante cose nuove in realtà da scoprire. Oggi cercheremo... Ah, non riesce a questa notte, eh? Ok. cercheremo di affrontare alcuni temi principali un po' più velocemente dall'introduzione, possibilmente. E inizierà Gianluca con la storia e le applicazioni della stampa 3D, tra quelle professionali e quelle open source, poi riprenderò io per parlare delle Reverb, che è il principale movimento open source di stampa 3D, un accenno veloce sul nostro progetto e una dimostrazione pratica, un piccolo workshop, perché se è vero che insomma, le immagini spiegano molto e anche le parole fanno, nel caso della stampa 3D nel nostro canale, almeno secondo me,
dire una stampante, una cosa che ti progetti non significa niente, devi vedere come succede per capire dove va, quindi niente, passerò la parola.